Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto e forse il sonno, della morte menduro. Nonostante lo scetticismo dell'incipit, il Carme primo, i sepolcri di Ugo Foscolo, resta la massima celebrazione della funzione spirituale, culturale e civile svolta dai cimiteri. Oltre che il commento più efficace al celebre editto napoleonico di Saint-Claude, che stabilì di esiliare le tombe fuori delle mura cittadine, un provvedimento che imponeva insieme un egualitarismo rapidamente tramontato e una separazione tra i vivi e i morti, che invece resterà nelle stimmate della nostra cultura. L'editto, emanato il 12 giugno 1804, raccolse in un testo unico le precedenti norme, disponendo che i cimiteri fossero costruiti fuori delle mura cittadine, in aree arieggiate e soleggiate, adornate da alberi sempre verdi. Le sepolture devono essere composte da una lastra di marmo di dimensione unica e sul cancello di entrata si sarebbe dovuto apporre il motto «La morte è un eterno sonno». Per chi si era particolarmente distinto in vita, una commissione di magistrati poteva decidere se concedere un epitaffio. Tali norme furono estese in Italia nel settembre 1806 con l'editto di polizia medica che vietò l'uso delle sepolture nelle chiese. L'editto fu aspramente contestato. Ugo Foscolo, inizialmente favorevole al provvedimento, come molti altri letterati contemporanei, si scagliò contro questo editto con il Carme dei sepolcri. A fargli mutare posizione, il confronto con Ippolito Pindemonte, che per affermare i valori del culto cristiano stava scrivendo i poemi I cimiteri. Per fare ammenda del mio sdegno, un po' troppo politico, scrive Foscolo al suo interlocutore, dedicandogli questa meditazione filosofica sulla morte e sul significato dell'agire umano. I sepolcri si richiamano alla letteratura sepolcrale inglese, genere nel quale si ricordano le notti di Edgar Young, le meditazioni sulle tombe di James Herbie e l'elegia scritta sopra un cimitero di campagna di Thomas Gray. Foscolo si sofferma sul significato che la tomba viene ad assumere per i vivi. Questo non significa che il poeta abbia del tutto abbiurato le sue convinzioni materialistiche, ma che cerca di superarle, stabilendo fra i vivi e i defunti una corrispondenza d'amorosi sensi. Alla vicenda foscoliana si lega quella della Basilica di Santa Croce, dell'omonima piazza a Firenze, una delle più grandi chiese del gotico italiano, ospite resti di alcuni dei nostri massimi artisti, letterati e scienziati. Dopo uno sfoltimento negli anni 60 del secolo scorso, gran parte delle tombe aristocratiche ottocentesche sono state sistemate in un corridoio sotto la loggetta del chiostro grande. Santa Croce arrivò infatti ad ospitare 15.000 salme, poiché, data la sua fama di custode delle urne dei forti, la mole di richieste da tutta Italia si fece ingente. Inizialmente vi trovarono sepoltura solo i notabili fiorentini, ma dal 1871, quando con un'affollatissima cerimonia pubblica vi tenne traslato dall'Inghilterra Ugo Foscolo, morto nel 1827, secondo il suo desiderio di essere sepolto accanto ad altri grandi toscani, come Michelangelo e Galileo, iniziarono ad arrivare altre salme di celebrità, come Gioacchino Rossini, Leon Battista Alberti, Vittorio Alfieri, i cui monumenti furono realizzati dai migliori scultori dell'epoca. Anche per Dante fu affrontato un grande sepolcro, ma Ravenna si rifiutò di consegnare le spoglie del poeta, morto in esilio. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.